Ciao, mi chiamo Pedro, sono uno psicologo e qualche settimana fa ho scoperto che Intesa San Paolo vuole portarmi a processo. Il 2 giugno del 2022 sono entrato alla conferenza del Festival dell'Economia che si stava svolgendo presso l'auditorium del Grattacielo, regolarmente accreditandomi. Quello che ho fatto è stato distribuire dei volantini e dei documenti nelle scrivanie e sui muri del Grattacielo, attaccandole semplicemente con del banale scotch. Questi documenti contenevano delle lettere che gli investitori di Intesa San Paolo stessi rivolgevano al consiglio di amministrazione dicendosi super preoccupate e preoccupati per le politiche climatiche della banca. Dall'anno degli accordi di Parigi in particolare, quindi dal 2016 ad oggi, Intesa San Paolo ha investito quasi 21 miliardi di dollari nel settore dei combustibili fossili, 3,2 soltanto l'anno scorso. Queste sono politiche scellerate, criminali e dannose per quello che riguarda l'equilibrio della vita su questo pianeta. Quello che io ho fatto come un normale cittadino è un atto assolutamente non violento, assolutamente che non ha danneggiato niente e nessuno, non ho in nessun modo interrotto il normale svolgimento delle attività del lavoro del grattacielo, e l'accusa di Intesa San Paolo è quella di violazione di domicilio, che il PM aveva deciso di archiviare per il fatto che secondo lui il reato non sussisteva. Mentre Intesa San Paolo si è opposta a questa cosa. Quello che io sento su di me è che vogliono farmi stare zitto, vogliono mettermi a tacere, vogliono deliberatamente cercare di punirmi e di farmi paura, o di farci paura come umanità, come cittadinanza, come movimento. Io non accetto questa situazione, non accetto questa condizione. La libertà non è stare zitti. Io voglio essere libero di poter dire la mia e fare arrivare i messaggi di speranza, di amore, di cambiamento, di presa di consapevolezza di cui abbiamo bisogno per salvarci come specie. È di questo che si tratta, cioè in ballo questo. Quello a cui vi invito è rivendicare e onorare questo sacro diritto e non farci zittire da questi grossi colossi. Io non mi vergogno di aver fatto quello che ho fatto, sono orgoglioso di aver fatto quello che ho fatto e penso che dovremmo farlo tutti. Si tratta di noi, della nostra vita e quindi per questo io vi chiedo di far sì che il mio atto non sia inutile. Vi chiedo di disobbedire, vi chiedo di ribellarvi a questo sistema. È una cosa troppo importante, si tratta di dire la verità, si tratta di agire adesso, si tratta di mettere il governo davanti alle proprie responsabilità e anche questi enti per cercare di raccontare la verità e chiedere giustizia, quella che ci devono come comuni cittadini e cittadine.